Inizierà domani un'altra settimana in fascia arancione per le Marche, ma la regione, in base all'andamento dei contagi, dalla settimana del 26 aprile potrebbe ritornare in zona gialla, con la riapertura di conseguenza dei ristoranti e bar all'aperto, anche alla sera. I cittadini ci sperano, ma vogliono mantenere cautela e attenzione sulle misure sanitarie. Io sono convinto che in fascia gialla piano piano ci arriviamo, perché adesso per una quindicina di giorni ancora godiamo delle misure più restrittive che abbiamo avuto fino a poco tempo fa. Il problema è che rischiamo tra un mese e mezzo di vedere risalire i contagi, quello è il problema. Però adesso stiamo a vedere. Speriamo di poter riaprire in sicurezza, l'importante è quello, perché le aperture sono favorevoli, però bisogna che ci siano le condizioni per farlo. Tutta questa frenesia di aprire, se poi non ci sono le condizioni, sarebbe bene andare con i piedi di piombo, insomma, per me. Piano sicuramente ponderato, e probabilmente che tiene conto delle esigenze della gente, che comunque è relegata alle proprie case, senza poter godere di quelle che sono state le abitudini che hanno vissuto, che vivono. Per cui ben venga la riapertura con l'attenzione di tutti, nell'ottica di andare a star meglio. Tutto qua. Dovrebbero farlo subito, perché abbiamo bisogno delle riaperture, perché altrimenti secondo me l'economia non riprende se non riaprono i ristoranti, gli alberghi, tutta quella gente. Siccome è un tessuto che dà vita all'Italia, se chiudiamo quello siamo tutti morti. Ora si spera che anche le Marche tornino in zona gialla a breve. Ma io penso di sì, perché basterebbe però che la gente fosse un po' più rispettosa delle mascherine.